addirittura dal primo incontro. Così, proprio. Sì, ci diamo molto all'improvvisazione. Scrivete in inglese, in italiano? In inglese. Questo nome, tra l'altro, il titolo così della vostra band, il nome che vi rappresenta, What's a Baza? Che baza! Baza, in effetti. Sì, anche questo è venuto spontaneamente, no? Mi dicevi dietro le quinte? Sì, più che altro è un'idea di Athos, tutto solo colpa sua. E anche di Conti, se anche mi sembra. Quindi vi trovate molto bene. Come vi siete conosciuti? Dove vi siete incontrati? Dove avete deciso di iniziare così questa collaborazione? Loro suonavano già da un anno. Vieni, vieni con noi. Ma vieni tra di noi. Allora, voi eravate insieme da un anno. Sì. Però tristi, da soli. Avete detto, aggiungiamo un po' di sole a questa tristezza buia, ed è arrivata lei, così più o meno? Sì, più o meno, c'era un'altra cantante che poi... Ha dato ragione, sì, più o meno, l'altra cantante sarà molto contento, spero che non sia qui stasera. No, scherziamo, scherziamo. È rimasto un grande amico. E, il nome viene, per curiosità, il nome viene dal nostro amico, che quando un po' il tizio fa, invece di dire cosa, dice rosa. Oh, ok. E quindi dopo... la gag, quasi. E per quanto riguarda le due cover che ci fate? Una è Disamiro qui, ed è un pezzo, l'originale è tutto elettronico, quindi è stato un po' tosto di farlo, però viene bene, ci piace. Presentate più o meno una, cioè, una vostra versione, quindi. Sì, decisamente. L'altra è degli Hormonauts, che cioè, è Ten Day Love, rifatta dagli Hormonauts, rifatta da noi. Tra l'altro Hormonauts, che ricordiamo un gruppo delle nostre parti, quindi un po' di Savignano, un po' di Sant'Arcangelo, sono molto pomolani, un po' scozzesi anche, sono diverse contaminazioni, questo si sente anche nella loro musica, molto popolari in Europa, forse più che in Italia. Come li conoscete? Li conosciamo, è stato bello perché sono andato in un negozio di musica Sant'Arcangelo, sono entrato, c'era lui, mi sono fatto anche autografare la chitarra e allora no, io li conoscevo, ho visto un concerto, mi sono un groove assurdo. E il groove a noi ci piace, vero ragazzi? Ok, presentiamo la band e poi possiamo partire, credo siano più o meno tutti pronti. Allora, me li presenti tu? Sì. Allora, Sam al basso. Oh, scusate. Lorenzo alla chitarra. Scarpi alla batteria. Scarpi con la Y. E Athos alla chitarra. Ah, e io sono Mafri, Elisa. Elisa detta Mafri, questo nome che ormai ti rappresenta. Carlo! Dalle elementari. Questo è il vostro terzo concerto, giusto? Sì, esatto. Avete altri poi concerti in programma? Ancora in previsione non ce ne sono, forse a settembre una data. Quindi continuerete a vedervi, a sperimentare, a scrivere, magari registrerete un demo. Sì, infatti avevamo pensato proprio a questo, ad ottobre cominciare a registrare e poi darci dentro con le date, insomma. Bene, in bocca al lupo ragazzi, siamo pronti? Direi di sì. Un grandissimo applauso per i What's a Baza! Bocca al lupo.